Trentesima domenica del tempo ordinario. Ormai ci stiamo avviando verso le ultime domeniche dell'anno liturgico, che sono 34, e la 34esima è la solennità di Cristo Re. Quindi abbiamo più poche domeniche e poi inizierà il nuovo anno liturgico. La liturgia ci presenta sempre un brano evangelico tratto dal Vangelo secondo Marco. Siamo al capitolo 10, dal versetto 46 al versetto 52. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbonì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Gesù è in cammino verso Gerusalemme con i suoi discepoli, assostato a Gerico, è passato da Gerico, città antichissima, una delle più antiche del mondo, situata in una profonda depressione, siamo quasi a 300 metri sotto il livello del mare. E da Gerico poi si sale verso Gerusalemme, è l'ultima tappa dei pellegrini prima di giungere alla città santa. Gesù era seguito dai discepoli, da una grande folla. A un certo punto un cieco, avendo sentito che era Gesù, lo chiama: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Era cieco, seduto, mendicava. La cecità implicava una esclusione dalla vita civile, sociale. Viene rimproverato perché non vogliono che disturbi, ma lui insiste. Questa sua insistenza, lo si capisce poi dopo, era motivata poi dalla fede, fondamentalmente. Gesù si ferma, lo fa chiamare, non ha paura di farsi avvicinare e di avvicinarsi con una persona che era considerata una persona da cui bisognava stare lontano, un emarginato. Che cosa vuoi che io faccia per te? Rammentate quello che avevano detto i figli di Zebedeo a Gesù: «Vogliamo che tu faccia quello che noi ti chiediamo!» E lì Gesù gli dirà: «No. Qui chiede: che cosa vuoi che io faccia per te? Perché io veda di nuovo!» In questo caso Gesù accoglie la richiesta di quella persona. Ma è bello ed è interessante il fatto che, come riporta l'Evangelista, Gesù non dice: «Va bene, riapri la vista», ma Gesù dice: «Va, la tua fede ti ha salvato». Quindi abbiamo due elementi fondamentali. Abbiamo la preghiera di richiesta, ma mossa dalla fede in Gesù. Se manca la fede, manca tutto. Quella persona aveva fede, Gesù vede il suo cuore: «La tua fede ti ha salvato». Vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Ecco, in questa guarigione dalla cecità dobbiamo vedervi anche un invito al uscire dalla cecità che spesso avvolge anche noi, avvolgeva i discepoli. Chi può essere salvato? Adesso Gesù fa capire che ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio, ma ci vuole la fede.
Gesù quindi dice ai suoi discepoli indirettamente: vedete questa persona? E lo dice anche a noi, quindi invita tutti a uscire dalla nostra cecità, che ci tiene chiusi nei nostri schemi, spesso nei nostri peccati. Quindi riconoscere che abbiamo bisogno di Gesù per essere guariti. Fede, ma anche umiltà. Lo segue, ecco la sequela, che non vuol dire seguire qualcuno al buio, ma vuol dire fidarsi totalmente di Gesù, sapendo che solo Lui può guarire veramente l'uomo da tutte le sue magagne, anche a livello non solo prettamente spirituale o fisico, ma anche a livello sociale. In questi tempi così difficili, bui, ricordate il Vangelo di domenica scorsa, quando Gesù a un certo punto cita anche il modo in cui i capi delle nazioni dominano, opprimono. Ecco, è un po' quello che sta avvenendo in una democrazia a volte un po' malata. E quindi dobbiamo anche pregare perché questa cecità venga superata non solo da ogni discepolo di Gesù, ma anche da coloro che hanno un ruolo importante di guidare la società civile. Capire che bisogna volere il bene della gente, il bene dei cittadini, non comportarsi come dei despoti. Ecco, questa guarigione dalla cecità è più che mai attuale. Chiediamo veramente al Signore che aiuti ognuno di noi, aiuti chi governa, chi ci governa, a uscire dalla cecità e seguire Gesù sulla via del bene.